Salve a tutti, volevo presentarvi un sistema di navigazione su siti serverless, cioè che non hanno bisogno di server centralizzati, una internet decentralizzata chiamata ZeroNet. Vi faccio vedere il funzionamento su un sistema Linux. Ovviamente c'è anche il ZeroNet, funziona su tutti i sistemi, Windows compreso. Allora si apre un terminale e si scrive cd change directory ZeroNet. Master. A questo punto si avvia il programma che gira sotto Python, quindi Python 2 ZeroNet con l'estensione Python. Ecco, il sistema si è avviato. Si fa partire l'interfaccia web che è 127.0.0.1 2.43.110. Io ho installato Mozilla Firefox, ecco, è partito su Mozilla Firefox. Allora, qui possiamo, abbiamo i siti, abbiamo i file. Abbiamo le statistiche di navigazione e vabbè, tutto. I siti possiamo aggiornarli tutti. Ecco, si stanno aggiornando tutti i siti. Ogni sito web è residente sulle migliaia di computer che fanno parte del sistema, per cui finché c'è una richiesta per questo sito, questo non può essere chiuso o oscurato. E ci sono parecchie cose, non lo so, c'è un give time. Ci sono dei video pubblicati. Con diversi livelli. Non vi faccio vedere quello rosso perché è hot, quindi da non vedere almeno qui. Si torna sulla pagina principale. E ci sono tutta una serie di qui c'è una board, possiamo navigare su questa board. Tutto quello che possiamo trovare sul web lo ritroviamo su ZeroNet. È possibile anche creare un proprio sito. Ecco, ora per chiudere il sistema basta andare su qua su questo simbolo. E andare in fondo e chiudere il sito. Spegni ZeroNet. Spegni
spegni Zeronet e a questo punto, se andiamo a vedere sul terminale, abbiamo visto che il programma è terminato. Appunto, e appare il prompt del sistema, qui posso uscire, exit. Ok. Se proviamo a aggiornarlo adesso, beh, mi dà come se non riuscita perché il sistema è spento. Se ci sono delle domande da farmi, basta contattarmi all'indirizzo che trovate sulla piattaforma dove ho pubblicato questo video. Saluti a tutti e alle prossime.